scorso 18 giugno è stato in scena allo Stadio San Siro di Milano I Promessi Sposi, prima opera lirica dell'autore e regista agrigentino Michele Guardì, che firma i testi e la regia dell'evento. Le musiche e gli arrangiamenti dello show sono invece del maestro, anche lui agrigentino, Pippo Flora. Le coreografie sono affidate a Mauro Astolfi. Sul palco, per una scenografia di 40 metri e 3 set di recitazione, vi sono 10 protagonisti, 10 comprimari, 40 ballerini e coristi che cantano dal vivo sulle basi musicali di un'orchestra sinfonica. Tra gli interpreti protagonisti vi sono Lola Pons, che veste i panni della monaca di Monza, e Jodie Tonno nel ruolo di Don Rodrigo. A luglio I Promessi Sposi di Michele Guardì sarà in scena anche ad Agrigento, al Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio, dove tra l'altro questa mattina è stato presente lo stesso Guardì. Le interviste di Davide Sardo. Quando vuoi. I Promessi Sposi ad Agrigento sarà un po' l'evento dell'estate agrigentina. Beh, lo speriamo di tutto cuore, dopo il risultato, devo dire, abbastanza festoso di Milano, abbiamo pensato portarlo nella Valle dei Templi, che praticamente è il luogo nel quale è nata l'opera, perché a casa di Pippo, che guarda la Valle dei Templi, è data l'idea e poi si è sviluppato, diciamo, stagione per stagione estiva tutta la trama dei Promessi Sposi. Quindi noi vi aspettiamo qua perché ci teniamo al nostro pubblico, che lì sono stati i milanesi in 20.000 a applaudire per 20 minuti, ma qui gli agrigentini vi aspettiamo con tanto affetto. Lo spettacolo nella Valle dei Templi di Agrigento, uno scenario straordinario. Beh, mi sembra che cornice migliore non ci possa essere. Fare apparire il Duomo di Milano tra il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia è un segno anche per la festa dell'Unità d'Italia. Parliamo di questo spettacolo. Allora, che spettacolo sarà? Facciamo dire al professore Flore. Lo spettacolo ha di componente come novità, a parte l'amico Alessandro, detto Manzoni, che però è stato rivisitato, riedito da un certo Michele Guardì. Per le musiche io ho cercato di ottenere delle sonorità non attingendo, perché quando Michele mi diceva facciamo questo brano, io poi ci telefonavo e ci diceva arrivà in siciliano. Arrivà era il termine che io adopero, cioè catturato da un'altra dimensione e portato qua. Ma la caratteristica è che, pur avendo una serie di stili, dal classico, sentirete dei brani che sembrano pucciniani, al moderno, dalla chitarra messa mentre c'è Don Rodrigo che canta e quindi un po' alla Pink Floyd, molto acuta, quasi un violino, e questa connistura che mi sembrava troppo ardita, troppo coraggiosa, un miscuglio di stili, invece è risultata vincente, perché i giovani si sono messi all'impiedi e i giovani in massa, sia al Duomo di Milano sia là, hanno decretato questo trionfo che Michele Guardì ha voluto, perché sennò insomma non si faceva. Michele Guardì ha collaborato. Devo dire che porteremo qui la scenografia esattamente come quella dello stadio, quindi con un palcoscenico di 40 metri con 3 palcoscenici ruotanti, la pioggia alla fine, pioggia sul palcoscenico che non è mai stata presentata in teatro, le grandi proiezioni, la barca di Renzo e Lucia che cammina sul lago, ci sono una serie di effetti e di immagini tutte dettate dal Manzoni, non c'è nulla di inventato, però devo dire che realizzarle tecnicamente non è stato facile, compreso questo Duomo alto 16 metri, che è una cosa straordinaria. 5 piani, insomma, in pratica, non è che per dare l'idea dell'altezza, 5 piani, un palazzo. Devo insomma dire che una cosa che mi ha molto colpito, no, assolutamente, una cosa che mi ha molto colpito e per la quale ringrazio anche a nome di Pippo Agrigento è questa. Sapendo che siamo qui ad Agrigento con questa compagnia, 60 persone in palcoscenico e 60 dietro, e nessuno ha detto che fa, ci inviti, che fa, ci dai i biglietti, tutti dicono vogliamo pagare il biglietto. Questo è un segno di grande rispetto per il lavoro che abbiamo fatto e di grande civiltà, che solitamente in questa occasione c'è, ma posticello ci fosse, invece sinceramente no, questa è una cosa molto bella. E allora come si fa per avere i biglietti? Bisogna andare o alla Valle dei Templi, dove c'è il teatro, o attraverso Ticket One, e devo dire affrettatevi perché sono 3 per ora le serate che abbiamo preordinato, forse ne faremo una quarta, però già tanti biglietti sono stati venduti e vi ringraziamo di cuore.